Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata non parliamo del calcio classico a 11, ma del futsal, ovvero quello che abbiamo sempre chiamato calcio a 5. Infatti si è svolta da poco la Futsal World Cup 2024, che si è giocata in Uzbekistan. La decima edizione del campionato del mondo si è giocata dal 14 di settembre al 6 di ottobre in tre città: Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, Adijan e Bukhara. Un torneo a 24 squadre che purtroppo non vedeva l'Italia ai nastri di partenza, eliminata nell'ultimo turno di qualificazione. 24 squadre, dicevo, suddivise in 6 gruppi da 4. Le prime due, le 4 migliori terze, poi accedevano ai ottavi di finale. Vediamo i gironi, come si sono chiusi nel gruppo A, che vedeva l'Uzbekistan, padroni di casa, chiudere all'ultimo posto con un solo punto. Girone vinto dal Paraguay con 6 punti, seguito da Paesi Bassi con 5, Costa Rica con 4. Queste tre squadre accedono al turno successivo, Costa Rica tra le migliori terze. Gruppo B, il Brasile, una delle grandi favorite di questo torneo, chiude in testa il girone B con 9 punti, seguita da Thailandia con 6 e Croazia con 3, qualificate Croazia anch'essa come miglior terza, eliminata Cuba con 0 punti. Nel gruppo C troviamo l'Argentina chiudere a punteggio pieno con 9 punti, seguita da Ucraina con 6 e Afghanistan con 3, una delle sorprese di questo torneo, anch'essa qualificata tra le migliori e terze, Angola ultima con 0 punti. Gruppo D, la Spagna e il Kazakistan chiudono a 7 punti qualificate, Libia con 3 e Nuova Zelanda con 0 punti sono eliminate. Il gruppo E, il Portogallo, campione in carica, chiude in testa con 9 punti, seguito dal Marocco con 6, eliminate invece Panama con 3 e Tagikistan con 0 punti. Nell'ultimo gruppo, il gruppo F, Iran in testa con 9 punti, seguita dalla Francia con 6, Venezuela con 3, Venezuela qualificato anch'esso come miglior terza, Guatemala chiude con 0 punti. Andiamo quindi a vedere il quadro degli ottavi di finale, dove cominciamo con la sfida tra il Brasile e il Costa Rica, successo facilissimo dei verde oro per 5-0. Nella seconda sfida l'Ucraina elimina i Paesi Bassi per 3-1. La terza sfida, una delle sorprese di questi ottavi di finale, la Spagna eliminata, la Spagna una delle grandi favorite, eliminata dal Venezuela per 2-1. Più sofferta la vittoria del Paraguay sull'Afghanistan, 3-1 solamente dopo i tempi supplementari. Iran e Marocco, spettacolo tra queste due squadre, 4-3 in favore della squadra africana. Un'altra grande sorpresa, il Portogallo, campione in carica, eliminato dal Kazakistan per 2-1, 5-2 della Francia sulla Thailandia, quindi ampio successo della squadra transalpina, e infine l'Argentina che elimina la Croazia per 2-0. Andiamo quindi ai quarti di finale, dove troviamo la sfida tra il Brasile e il Marocco, anche qui successo dei verde oro per 3-1. Nella seconda sfida l'Ucraina vince contro il Venezuela con un punteggio molto ampio, 9-4. La sfida tra Francia e Paraguay molto equilibrata e vinta dai francesi per 2-1, mentre l'Argentina si sbarazza facilmente del Kazakistan per 6-1. Andiamo quindi a vedere il quadro delle semifinali. La prima sfida molto incerta, quella tra l'Ucraina e il Brasile, vinta ancora dai sudamericani per 3-2, mentre nella seconda semifinale l'Argentina ad averla meglio sulla Francia per 3-2, quindi una finale tutta sudamericana. La finale per il terzo e quarto posto invece è una sfida tutta europea tra l'Ucraina e la Francia, una partita a senso unico. Infatti gli ucraini vincono per 7-1 e quindi si aggiudicano il terzo posto al quarto posto, quindi la Francia. La finale, che si è giocata alla Umo Arena di Tashkent, come detto la capitale dell'Uzbekistan, ha visto di fronte il Brasile e l'Argentina in un derby tutto sudamericano. In questa finale hanno la meglio i brasiliani, vittoriosi per 2-1 con le reti di Ferrao e Rafael Santos, per l'Argentina a segno Matias Rosa. Quindi Brasile campione del mondo di futsal per la sesta volta nella sua storia su 10 edizioni. L'albotore quindi è comandato proprio dai verde oro, seguiti dalla Spagna. Due successi mondiali per gli spagnoli, uno contro l'Italia negli anni passati, mentre l'Argentina e il Portogallo contano un successo a testa. Questa è l'ultima notizia di questa puntata di Kickoff. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scrivercelo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!